pronto per il Capodanno in Piazza Vittoria a Brindisi. La città adriatica si prepara a festeggiare il 2013 con un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica di qualità, dai ritmi trascinanti. La serata del 31 dicembre inizierà alle 22 con il concerto dei Blu 70, la band brindisina che ripropone i maggiori successi discografici degli anni 70 con i brani più celebri e ballabili sia italiani che stranieri. Poco prima della mezzanotte salirà sul palco per celebrare il nuovo anno insieme a tutti i brindisini che sceglieranno di festeggiare in piazza l'ospite d'onore di questa serata, il cantante e percussionista partenopeo Tony Esposito. La musica di Tony Esposito è ispirata da sonorità provenienti da molti paesi del mondo, che ha mescolato con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea. L'originalità del suo approccio si può ritrovare nelle invenzioni di strumenti unici come il tamborder, suono onomatopeico di uno dei suoi più famosi brani, Kalimba de Luna. Il grande artista napoletano presenterà una selezione dei brani che lo hanno reso celebre in tutto il mondo fino alle sue composizioni più recenti, caratterizzate da un'accurata ricerca nel mondo delle percussioni. Ad accompagnarlo sul palco la Banda del Sole, una formazione multietnica che utilizza strumenti insoliti e poco noti. Al termine del concerto di Tony Esposito torneranno sul palco i Blu 70 per continuare ad animare la notte di Capodanno. Per la prima volta la città di Brindisi dà la possibilità ai propri cittadini di festeggiare il Capodanno già dalle ore 22 per tutti coloro che desiderano attendere il fatidico rintocco della mezzanotte festeggiando in piazza con più di 4 ore di buona musica e con tanta voglia di divertirsi tutti insieme.